Il Perano per la salvezza diretta, la Folgore San Buceto per restare incollata alla zona valevole per i playoff. Il match del Comunale di Perano è un crocevia importante. Mimmo Di Michele può contare su Andrea Giusti, 6 reti nelle ultime 4 partite. Sotto osservazione la retroguardia giallo-verde. Dopo i 6 gol subiti domenica scorsa con il Casal in contrada. Pronti via e al quarto minuto il Perano prova a sorprendere subito la Folgore. Tiple tenta la magia, fa partire un campanile dalla distanza, sorprende Segalotti ma la sfera termina sul palo. 2 minuti dopo Folgore in avanti, il lancio a cercare Lucco sbaglia in disimpegno di Donato, si coordina Lucco ma la conclusione è alta sopra la traversa. Alza il baricentro il Perano, al 20° ci prova del Peschio dai 30 metri ma non ha problemi Segalotti. Gran gesto di fair play al 23°. Il direttore di gara assegna un calcio d'angolo in favore della Folgore San Buceto. Di Matteo, attaccante biancorosso, lo smentisce. Applausi per lui da parte di pubblico e panchine. Al 25° minuto, calcio piazzato per il Perano. Solito drappello di giocatori in aria, stacca di testa Valerio ma l'arbitro ravvisa una scorrettezza ai danni di Segalotti e annulla il possibile 1-0. Ma il vantaggio del Perano è solo rimandato di qualche minuto perché al 32° è fatale l'ingenuità di D'Amico. Tiple ne approfitta ed esterno serve Antonio Del Peschio. Il gioco di gambe infila Segalotti. Meritato il vantaggio del Perano che 3 minuti dopo cerca il raddoppio. Giusti un po' in ombra nei primi minuti, serve ancora Del Peschio che si ritrova ancora solo davanti all'estremo difensore ospite, ha tutto il tempo per coordinarsi ma stavolta è bravo Segalotti a chiudere lo specchio e a neutralizzare la conclusione. Prova a uscire dallo stato di torpore il San Buceto e l'occasione è invitante perché c'è una punizione da posizione favorevole. Lucco dà però solo l'illusione della rete. Passiamo alla ripresa. È la giornata di Del Peschio. 14° minuto, raccoglie la sfera. Finezza e destro al volo. Segalotti di pugno sventa la minaccia. Poi la palla sulla parte alta della traversa e fine in corner. 22° minuto, è un monologo del Perano. Pili lancia Del Peschio, indisturbato, entra in aria. Il destro è velenoso, Segalotti non può nulla. Palla prima sul palo e poi in rete. 2-0 Perano. La Folgore sparisce dal campo, sulla destra Pile e Del Peschio sovrastano Capitanio. Del Peschio, azione simile alla precedente, si fa spazio in aria, questa volta il tiro è meno preciso, Segalotti però non respinge ed è tris per Del Peschio, incontenibile quest'oggi. Ma non è finita qui perché al 33° c'è un calcio d'angolo, Pasquini pesca D'Ortensio sganciatosi in avanti che di testa la mette dentro e c'è gloria anche per lui. Arriva al 39° la rete della bandiera per la Folgore San Buceto. Il cross dalla destra arriva a Sciorilli che fissa dunque il punteggio sul risultato di 4-1. Riscatto immediato dunque per i ragazzi di Di Michele. Convincente la prova dei suoi per la Folgore San Buceto, solo buio. 2 tiri nello specchio della porta e svariate incertezze difensive. Perano batte Folgore San Buceto 4-1. Abbiamo qui Zingaro della Folgore San Buceto. Oggi non c'è nulla da salvare. Ma da salvare dopo un 4-1 c'è ben poco, quindi fare ulteriori commenti a una partita che comunque ci ha visto sotto di 4 gol è superfluo. Soprattutto in difesa non è funzionato nulla, i meccanismi comunque. Ma io credo che comunque non sia funzionato nulla su tutti i reparti, partendo dall'attacco, centrocampo e difesa. Quando si perde 4-1 la colpa è di noi giocatori, di tutti, indipendentemente dal ruolo. Quindi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per finire queste ultime 5-6 partite che sono rimaste nel migliore dei modi. A questo punto bisogna appellarsi all'orgoglio, perché credo che ci sia rimasto solo questo in questo momento. Allora mister, ancora qualche incertezza difensiva, per il resto un'ottima vittoria. No, oggi proprio non direi incertezze difensive, abbiamo preso il gol sul 4-0, insomma da 2 minuti alla fine. No, oggi la squadra ha fatto una grandissima partita, è una delle poche volte che posso veramente dire una grande squadra il Perano. Ci vuole dire qualche parola su Del Peschio, oggi una tripletta per lui? Del Peschio lo conosciamo tutti, noi l'aspettavamo, abbiamo aspettato, intanto qualche gol l'aveva fatto anche prima, oggi ha fatto vedere le sue doti, che quelle sono, insomma.
riesce a mettere la palla dentro, e, anzi ha fatto 3 gol, ne poteva fare anche 5, perché 3-4 gol l'ha parato il portiere, insomma ha fatto una grande partita del Peschio. Siete vicini dunque alla salvezza? Io adesso non so di preciso gli altri risultati, però questi 3 punti sicuramente sono importantissimi, fondamentali per la nostra classifica. Adesso vedremo anche gli altri risultati e poi tireremo le somme. Mancano ancora 15 punti in palio, insomma non si può parlare adesso di salvezza.